Questa riforma prevede innanzitutto che la RAI diventa un'azienda come tutte le altre, e cioè un'azienda con un capo azienda, un amministratore delegato che gestisce l'azienda. Se la gestisce bene, bene per il bene di tutti, del paese, dei cittadini, degli utenti, di tutti quanti. Se la gestisce male, il consiglio d'amministrazione prende i provvedimenti perché non è gestita bene. Quindi innanzitutto una responsabilizzazione del capo azienda che porta la RAI al centro di nuovo del grande panorama culturale e di innovazione tecnologica e di tutte le sfide che ogni giorno deve affrontare. Perché oggi viviamo in un mondo in cui l'innovazione tecnologica va veloce e va rapidissima, e dobbiamo fare in modo che la RAI, da broadcaster a media company, riesca ad affrontare le sfide di questo mondo audiovisivo e di innovazione e tecnologico sempre in prima persona, per tornare a rimettere al centro quei principi che noi sempre abbiamo visto un po' con invidia nella BBC, di educare, informare, innovare, e di rimetterli al centro della sua azione ogni giorno.